E torniamo a parlare di fiori, grazie alle foto che ci state inviando, perché, come vedete già alle mie spalle, Laura si è fatta contagiare dalla bellezza delle orchidee e ne ha fotografata una durante una passeggiata sui monti calabresi, e che sia un'orchidea. Non vi è alcun dubbio, il nostro Orazio Armillotta che ci sta seguendo ci ha subito fornito una consulenza ad hoc dicendoci che questa è una sambucina. I nomi delle orchidee non sono facilissimi da pronunciare perché tante volte derivano dal greco, dal latino e hanno accanto al genere la specie e la subspecie. Questa in particolare appartiene alle Dactylorhize, quindi è una Dactylorhiza sambucina. La bellezza di questi fiori, l'abbiamo detto tante volte, è costituita proprio dal fatto che ne esistano numerosi generi e altrettanto numerose specie e sottospecie, poi tutta una serie di ibridazioni che rendono questi fiori davvero unici. A proposito dei vostri saluti, ci arriva anche un breve video dalla Sicilia, un video saluto dalla Sicilia a cura di Maria che ci manda le prime immagini di una spiaggia. Siamo ancora in primavera, però le belle giornate ci portano a passeggiare anche in riva al mare, quindi ringraziamo Maria per averci fatto respirare stamattina anche un po' di aria di mare. Però adesso è il momento di ritornare ai nostri ospiti. Prego alla nostra regia, oggi curata da Vito Ciavarella e Giulio Russo, di metterci in collegamento, in video collegamento con il prossimo ospite di oggi, che è Giovannangelo De Gennaro. Giovannangelo è un musicista e viandante che ci racconterà una storia molto interessante, appunto quella sostanzialmente della sua vita, che divide tra la musica e il piacere di camminare, tra il piacere della musica e il piacere di camminare, e lo fa anche in qualità di accompagnatore per adolescenti vulnerabili. Io vedo Giovannangelo in video, per cui lo saluto e lo ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Giovannangelo. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. In studio la tua voce mi è arrivata veramente tenue, flebile, per cui spero di sentirti meglio, così possiamo riuscire a chiacchierare meglio. Per cui ti chiedo di rinnovarci ancora i saluti, così che posso rendermi conto. Salve a tutti, spero che la mia voce si senta bene adesso. Ecco, adesso ti sento forte e chiaro. Grazie per essere qui con Benissimo. noi. Allora, raccontaci come nasce il tuo amore per la musica, sei un musicista professionista, e come poi a un certo punto la musica si intreccia con la passione per il cammino. Beh, innanzitutto la musica fa parte del mio DNA perché i miei nonni erano dei musicanti, suonavano nella banda, quindi in qualche modo nella mia famiglia mi è stato trasmessa la passione per la musica. E come tutti i musicisti, fiatisti, perché sono iniziato con il flauto traverso, la scuola musicale inizia con la banda, insomma. Quindi dalla banda, poi pian piano ho fatto gli studi classici, il conservatorio e poi l'amore per la passione per la storia, la geografia e in particolare il Medioevo mi ha portato a studiare la musica antica, nello specifico la musica medievale. A un certo punto questa tua passione per la musica, come anticipavamo, va ad intrecciarsi con la passione e il piacere del cammino, no? E questi due mondi, secondo me, si legano molto bene. Probabilmente un mondo ispira l'altro, portandoti magari anche a favorire le tue nuove creazioni musicali. E diciamo che le coincidenze sono
sono anche, vanno letti anche come segnali del cammino, in questo caso del cammino della vita. Il cammino, il camminare, se vogliamo, il viaggio lento è un po' il metaforo della vita, il viaggio lento esteriore, il viaggio lento interiore. E dalla musica sono capitato al cammino per puro caso. Per una coincidenza, ho iniziato a studiare appunto, come dicevo prima, la musica medievale e ho fondato nel 92 un gruppo che si chiama appunto Ensemble Calixtinus. E Calixtinus è il codice calistino, il codice medievale dove vi è la prima guida del pellegrino di Santiago. Quindi ho dovuto iniziare a studiare il codice e tutta la musica che raccoglie anche il codice, oltre a altri capitoli di natura storica. E poi inevitabilmente sono capitato sul cammino di Santiago dopo tanti anni. E da allora, come dico spesso nelle interviste, ho scoperto di avere le gambe. E quindi quando mi è possibile, quando sento il momento, mi metto in cammino e insomma, poi da lì sempre in solitaria. E poi Poi succede successivamente qualcosa, ho poi succede, incontrato. ecco, qualcosa di importante, c'è un'ulteriore evoluzione perché metti a disposizione del prossimo questa tua sensibilità alle competenze che hai acquisito relativamente e oggi sei anche un accompagnatore per adolescenti vulnerabili, come stavamo spiegando prima. Che cosa significa? Esatto, e come dicevo, prima camminavo da solo in solitaria, poi a un certo punto mi sono reso conto che camminare in compagnia è anche molto interessante e proprio per questo ho iniziato da qualche anno, esattamente dall'anno scorso, insomma, come accompagnatore per ragazzi e adolescenti vulnerabili. C'è un'associazione italiana che si occupa nello specifico di far fare esperienze a quei ragazzi che nella loro vita, nel loro processo evolutivo e vulnerabile come può essere appunto e delicato come può essere appunto l'adolescenza, il cammino possa dargli l'esperienza del cammino possa dargli una chiave di lettura, una coscienza per comprendere l'inizio della vita buona, insomma. E quindi ho iniziato a camminare l'anno scorso con un ragazzo, un cammino di 2 mesi. Siamo partiti da Assisi e siamo arrivati a Santa Maria di Leuca, con il cammino di Francesco, di cui passò Francesco esattamente, e poi dopo con le ali ai piedi. È sempre un cammino francescano che oniricamente ripercorre il viaggio di San Francesco verso Monte Sant'Angelo, e quindi inevitabile il passaggio anche da voi, da San Giovanni Rotondo, per poi proseguire a Santa Maria di Leuca. 2 mesi di cammino con un ragazzo significa essere rapporto uno a uno, con anche delle, come dire, delle regole che vengono date dall'associazione. E quali sono queste regole? Semplicemente il fatto di essere il più possibile nel cammino e quindi evitando il telefonino, evitando le cuffie, evitando la musica, cioè tutto ciò che ci porta a isolarci. Perché il cammino, quando si è in cammino, bisogna essere con il cammino e quindi magari anche relazionarsi con l'accompagnatore, essere un punto di riferimento, ecco. Grazie Giovannangelo, è molto interessante la tua storia, per cui mi viene naturale chiederti dove possiamo seguire le tue attività, tanto quelle artistiche legate al mondo della musica, quanto quelle appunto legate ai tuoi cammini, alla tua passione per il cammino, che hai messo a valore anche per il prossimo. Allora, c'è un sito dell'associazione Lunghi Cammini, quindi è un blogspot Lunghi Cammini, un WordPress, quindi potete, ecco esattamente, quindi potete tranquillamente visitare il sito. Poi c'è il mio canale YouTube Giovannangelo De Gennaro, dove ci sono anche piccoli filmati appunto che abbiamo fatto con
sia con appunto con il ragazzo l'anno scorso e anche i miei personali. E poi per chi vorrà ascoltarci proprio sabato, questo sabato saremo ospiti in una rassegna a Monte Sant'Angelo sulla musica sacra, appunto, che si chiama Benedictus. E poi, come l'anno scorso, domenica mi metterò in cammino seguendo due itinerari sempre con un ragazzo adolescente, due itinerari che si incrociano, due itinerari cugini, che è appunto il primo è il cammino di San Benedetto. Partiremo da Norcia, ci dirigeremo verso Assisi, per poi continuare appunto sul cammino con le ali ai piedi di Angela Serracchioni, mentre il cammino di San Benedetto e di Simone Frignani, scritto il libro e la guida è scritta appunto da Simone Frignani. Sarà un'altra avventura. La meta questa volta non è Santa Maria di Leuca, ma è Vieste. Il finibus terre pugliese, a mio parere, non è Santa Maria di Leuca, ma il punto più estremo non è Santa Maria di Leuca, ma sappiamo benissimo geograficamente che è il Gargano. E quindi gli antichi sapevano benissimo i punti di riferimento, le coordinate, tanto è vero che la nostra chiesa di San Francesco a Vieste c'è proprio una piccola iscrizione dove c'è scritto appunto De finibus terre, risale già al 1500. Per non parlare poi dell'isolotto di Venere Sosandra, cosiddetta Santa Eufemia, sempre a Vieste, dove appunto era luogo di approdo di viaggiatori, di mercanti che andavano verso la Terra Santa e verso l'Oriente o che tornavano dall'Oriente. Giovannangelo, è stato davvero interessante, molto affascinante ascoltare la tua storia, per cui ti invitiamo a rimanere in collegamento con noi, in contatto con noi, ad aggiornarci puntualmente su quelle che saranno le tue nuove tappe artistiche e di cammino, perché con molto piacere torneremo a condividere con il nostro pubblico la tua straordinaria esperienza di vita. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata. Arrivederci, buon proseguimento, buon cammino a tutti!